Io credo che questa esternazione di Papa Francesco e la bellissima conversazione che ho avuto con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, meriti una riflessione. Non solo perché è un colloquio a tutto tondo e ancora una volta manifesta lo spirito vigile di Papa Francesco, ma in qualche modo perché ne testimonia quello che è stato l'atteggiamento fin dal principio di questo incubo della guerra. Uno spirito ben concentrato, alieno dalla politica. Tutto quel ciò che dice, tutto ciò che fa Papa Francesco è alieno dallo schieramento politico, invece segue lo spirito evangelico. Questo viene fuori benissimo da questa conversazione. Mi ha molto colpito il fatto che lui dica di Kirill, il patriarca ortodosso di Mosca, che per 40 minuti ha ascoltato che lui gli leggesse le giustificazioni della guerra e lui non ha replicato con argomenti politici, appunto, ma ha detto: noi non siamo chierici di Stato, ma siamo invece, diciamo, servitori di Dio, ecco, in questo senso. Però non ha usato toni polemici, non ha usato toni duri, se non per stigmatizzare la guerra, se non per stigmatizzare la violenza da qualunque parte venga. È molto importante anche che abbia detto, e questo poi infatti è ciò che ha fornito poi il titolo al Corriere odierno, è quello di dire: in questo momento e Putin non si ferma e io voglio incontrare lui prima di andare a Kiev. Quindi anche questo è uno spirito profondamente cristiano. Quello che lui ha abbracciato fin dall'inizio, perché tutti noi restammo colpiti mentre ci trovavamo a Firenze per il meeting sul Mediterraneo, dal fatto che lui era andato in visita spontaneamente presso l'ambasciatore russo, proprio a chiedere di fermarsi, di fermare questa guerra. Il Papa non ha voglia di sottolineare troppe ragioni, racconta anche un episodio invitando ciascuno di noi a fare il suo. E lo fa anche quando racconta di questi operai, insomma, di questi manovali di Genova che si sono rifiutati proprio di caricare le armi che erano dirette in Yemen, pensando a quei bambini. Dice: piccoli gesti, ma se ognuno ne facesse qualcuno di questi. E in qualche modo ricorda questo, il famoso discorso di Santa Teresa di Calcutta e delle gocce che compongono l'oceano. Molto bello, infine, anche la riflessione che lui fa sul cardinale Martini e sulle parole che lui aveva detto sulla guerra e sul terrorismo, che oggi sono tantissimo attuali. Questa figura del cardinale Martini è sempre più da riscoprire.